Ed eccoci dalla redazione di Approdo. Naturalmente con me c'è l'ex assessore del Comune di Torino, Francesco Sposato, che è stato coinvolto in una operazione della direzione distrettuale antimafia Terramara. Gliel'avevo promesso, non siamo stati teneri quando ti hanno arrestato. Se una volta liberato da ogni laccio e lacciuolo, senza nessun problema, come dire, avevi tutto il diritto di avere un passaggio nella nostra nostro quotidiano online. E allora ricordiamo la vicenda. La vicenda era Terramara, l'operazione della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, che riguardava le attività del Consiglio Comunale, dell'amministrazione comunale di Taurianova, di cui Francesco Ciccio Sposato è stato per lungo tempo assessore anche al comune della Giunta Romeo. Allora, intanto benvenuto qui da noi, auguri, Grazie. complimenti, poi naturalmente li estendiamo anche ai legali che hanno Sicuramente. lavorato per la tua assoluzione. Da quello che abbiamo capito, il processo ormai è passato in via definitiva, Definitivo. perché la procura stessa non si è Tutti e appellata due procedimenti. in tutti e due i procedimenti, che ricordiamo era uno a Terramare, l'altro la vicenda legata Calcio. all'attentato alla macchina della moglie del sindaco Sciotti. Allora, quanti anni di carcere ti sei fatto? Io prima di tutto vorrei ringraziare per l'invito ed ero sicuro che tu sei un garantista, su questo non avevo nessun dubbio e ci tenevo anche tanto a venire a fare questa intervista. E poi saluto coloro che ci stanno guardando e niente, io posso raccontare qualcosa della mia vita, ma posso fare delle sintesi, altrimenti ci vorrebbero, dovrei venire qua un mese io. Allora, intanto quanto tempo sei rimasto in carcere? Allora, io sono rimasto in carcere dal 12 di dicembre del 2017 al 28 novembre del 2019, 2 anni meno qualche giorno. Ecco, 2 anni terribili, perché il carcere è un'esperienza molto brutta. Ma poi ero in un carcere di alta sicurezza dove le restrizioni si conoscono, le conoscono tutti. Erano restrizioni, non dico disumane, ma non era facile convivere in una situazione del genere. L'accusa qual è stata del tuo arresto? Allora, l'accusa del mio arresto è come dovrei dire. Praticamente io ho fatto l'assessore dal 2007 al 2009, ai primi di gennaio del 2009, ed è andato tutto liscio, a prescindere quei malintesi politici che ci sono stati, la mia estromissione, mi hanno armato qualche cosa per togliermi dai piedi, questo ne parleremo più in là. Cioè, significa che c'è stato un complotto per Ma è normale eliminarti? che c'è stato un complotto. Il complotto, secondo me, c'è stato ed è venuto sia dai Romeo, che non so se chiamarle vittima di questo complotto o partecipi, questo no, non lo so. Ma a mio avviso, penso che siano stati più vittime perché alla fine, Luigi, che cosa hanno ricavato loro? Niente. È caduta l'amministrazione. Beh, hanno avuto tanti problemi anche Sì, loro, anche, no? ma certo che no. No, loro sono stati condannati al primo e al secondo grado. I miei accusatori sono stati condannati in primo e secondo grado. Io sono uscito assolto. E la parte di queste colpe, di questa rottura dell'amministrazione Romeo, io la devo dare al gruppo Biasi. Al Cioè, gruppo Biasi capiamo bene, intendo. secondo la tua opinione,
Romeo è stata Romeo è stata una vittima. Non lo so se hanno complottato insieme o se è stata una vittima. E Biasi cosa c'entra? Allora, Biasi e Fausto Sigri principalmente. E cosa c'entra? Biasi e Fausto Sigri c'entrano perché l'estromesso dalla giunta non dovevo essere io, l'estromesso dalla giunta doveva essere Francesco Terranova, Ettore Padovano e l'accordo padre. Questo è sotto gli occhi di tutti, lo sapevano tutti. Però no? Biasi era ignoranza. Cioè però Biasi, no, Biasi non c'era neppure il consiglio comunale. C'era Fausto Sigri, sì, c'era, lui era il puparo, insomma, dell'amministrazione del gruppo Biasi, giustamente, come lo è sempre stato. E io ti parlo di riunione fatte di nascosto, in delle case dove nulla c'entravano con la politica. Posso fare anche il nome? No, fermiamoci. Per me non è un problema. Allora, io queste domande te le faccio per un semplice motivo. Biasi era fuori dal Consiglio Comunale. Ma era fuori, però cercava di entrare con tutte le scarpe insieme a Fausto Sigri. Fausto Sigri prendendo il posto di Francesco Terranova come vice sindaco, e io sono stato chiamato a casa del padre del sindaco insieme al sindaco. Sì, ma in tutta questa vicenda sul piano processuale cosa c'entra? Cioè, voglio capire perché. No, sul piano processuale in se stesso non c'entra niente, però io ti posso dire che secondo la mia opinione c'entra su tutto quello che mi è successo a me. Perché io ero d'intralcio, inizialmente con Romeo eravamo in una sintesi perfetta fino a che non avevano fatto questi inciuci con questi personaggi, e tu lo sai benissimo, perché allora anche tu bene o male partecipavi a quell'amministrazione, anche se era al di fuori. Io non avevo ruoli politici. Non avevi ruoli politici, ma eri un socialista, c'era il tuo partito. Non c'è dubbio. E quindi più o meno sapevi anche tu qualcosa. E io sono stato chiamato per appoggiare la tesi dell'estromissione del vice sindaco e per mettere Fausto Sigri come vice sindaco al suo posto. Ma io come potevo mai a consentire una cosa del genere? Quando, cioè, significa un che anno prima Francesco Terranova, la rottura c'è stata, Ettore Padovano, Francesco Terranova, Cordo Patri dovevano essere tolti dall'amministrazione Romeo per far posto, secondo te, a Fausto Sigri? Secondo me è la certezza questa. Secondo loro, poi non è riuscito questo passaggio. Ma questo passaggio non è riuscito perché io e il mio partito e quelli che erano vicini a me non abbiamo consentito una cosa del genere, perché era impensabile che io, dopo che un anno prima, 8 mesi prima, sul palco dicevamo che Fausto Sigri e Biasi, anzi proprio Romeo diceva che erano il male del paese, se ti ricordi. Sì, quindi io non posso tradire il mio elettorato dopo 8 mesi, dopo un anno, perché per un anno con me, con Romeo eravamo la stessa cosa, io, Francesco Terranova e Romeo. La lite è nata per questo motivo con Romeo? Secondo me no, poi sono successi i fatti che tutti sanno, poi sono successi il fatto della Gioseta, che è stata la scintilla dove perché Gioseta? Perché Gioseta e Romeo, senza dire niente a nessuno, quando già avevamo fatto due atti. Perché tu sai benissimo, non si poteva uscire direttamente dalla Gioseta. La Gioseta doveva contestare che non aveva lavorato bene, quindi abbiamo fatto il primo atto, abbiamo mandato la prima lettera, abbiamo mandato la seconda lettera nei tempi prestabiliti, mancava la terza lettera per uscire dalla Gioseta senza pagare alcuna penale. Guarda caso, dopo chiariamo cos'era Gioseta, perché la Gioseta era la riscossione dei tributi comunali fatta dall'allora sindaco Biasi. A questo punto, qualche giorno prima che dovevamo mandare la terza lettera, il sindaco Romeo, di nascosto di tutti, i consiglieri l'hanno saputo
dai giornali, io l'ho saputo quasi subito perché mi ha chiamato, a me, a Francesco Terranova, e ha nominato il presidente della Gioseta. Cioè Romeo nomina il presidente della Gioseta senza che voi della maggioranza ne possa nessuno, nessuno lo sapeva. Io l'ho saputo appena lui è rientrato da Gioia Tauro, perché mi ha chiamato, io ero a casa, erano verso le 2 di pomeriggio e ero andato via dal comune circa un quarto d'ora prima, e ha chiamato me Francesco Terranova a dirci che ha nominato. Noi gli abbiamo detto come ha nominato, se noi la Gioseta dobbiamo uscire e tu nomini il presidente della Gioseta. Allora cerchiamo adesso di fare il punto, e questa è la prima, sì, sì. Però io vorrei che naturalmente di queste cose ne discutiamo a breve, ne parleremo, ci mancherebbe altro, come ho detto, lo ripeto, da noi hanno pari diritti tutti di parlare, cioè nel senso, no, giusto così. Quando ci sono, come dire, le accuse delle procure, diamo lo spazio che diamo, e diamo lo spazio anche quando il processo è finito, la soluzione è definitiva, senza appellata. Allora, l'accusa era associazione a delinquere. Allora, io ho avuto una delle peggiori. Chiediamo qual era l'accusa? La mia accusa era associazione a delinquere di stampo mafioso. 416 chi ne più ne ha più ne mette, no? Praticamente rischiavo 20 anni di carcere. Erano noccioline, come infatti in una richiesta ho avuto 13 anni e mezzo e in un'altra 6 anni e mezzo, quindi sono 20 anni. Mi avevano rovinato la mia vita solo per togliermi dai piedi. Perché dai fastidio? E perché io davo fastidio? Perché io non sono una persona. Per me la dignità è la prima cosa che un uomo deve avere. Una persona la mattina si deve guardare allo specchio. Io non posso andare dalla gente a chiedere il voto per Y e il giorno dopo trovarmi con l'avversario. Io non riuscirei neppure a camminare in paese. Non lo so, forse sono fatto. Io non sono un politico, Luigi. Io se ero un politico, io là stavo 30 anni. Perché i fatti parlano chiaro, no? Dopo c'è stata un'altra elezione dove si è candidato il dottor Arrigoli insieme a me, e al ballottaggio siamo andati noi e Romeo, perché non c'era niente per nessuno se noi e Romeo eravamo la stessa cosa, no? Mi sembra chiaro. E invece secondo me è stato tutto un meccanismo per toglierci dai piedi sia a loro che sia a noi. Allora, secondo te c'è stato un meccanismo per togliere dai piedi Romeo? Secondo me sì, non so da chi, ma c'è stato. Ma a questo punto, tutto questo aspetto può anche rientrare in una lotta politica. Ma sicuramente è politica. Cioè, diciamo che al 100% che è politica questa. Poi, perché naturalmente le battaglie si fanno. Ma dimmi una cosa, Luigi, se io oggi faccio una cosa a te, no? Sì. Tu, come usciamo di qua, vai alla Procura della Repubblica e mi denunci. Se pensi che è una. Su questo non c'è più. Va bene. Ma perché, scusa, io ho finito di fare l'assessore al 2009, il 4, il 5, il 6 di gennaio, il 5 di gennaio del 2009 ho finito di fare l'assessore. Anzi, il 2 di gennaio ho finito di fare l'assessore, perché lui mi ha stromesso. Qualcuno o qualcosa, non lo so che cosa è successo, gli hanno sparato un cavallo. Guarda caso, il giorno dopo estromette me. Un cavallo che nella stalla, a dire, un cavallo che era malato, c'erano altri 4 cavalli con questo cavallo, e guarda caso solo un cavallo è stato sparato, sicuramente avevano problemi di munizione queste persone che sono andate. Ti viene da pensare tante cose, Luigi, ma perché queste persone, io ho finito di amministrare il 5 di gennaio, perché il 5 di gennaio gli altri consiglieri, perché non potevano più stare con quell'amministrazione, e si sono dimessi ed è caduta l'amministrazione. Ma perché sono andati nel 2012, 2009 e 2012 a denunciarmi al commissariato della polizia di Cittanova? Poi parliamo di 3 anni, Luigi. Se io ti faccio una cosa, io vado subito alla procura
alla Repubblica, no? L'ho speso. Ti hanno denunciato dopo 3 anni. Dopo tre anni hanno fatto la prima denuncia. Poi sono andato dalla DIA e hanno fatto altre dichiarazioni, mi hanno accusato di tutto e di più. Sono venuti in aula e mi hanno accusato di bombe, di qualsiasi cosa. Quando io non ho fatto niente a questa persona, io ho fatto solo del bene. Però non provo né odio, né è come se questa persona per me non esistessero più. Li ho cancellati dalla mia mente perché non fanno parte del mio mondo, Luigi. Però in tutto questo c'è una mano nascosta. E chi è questa mano nascosta? Ecco, perché a questo punto la gente vuole capire Luigi, ma chi è questa Luigi, mano nascosta? Se io avevo le prove di chi gli avesse fatto gli attentati a Romeo, avrei denunciato subito. Non c'è dubbio, questo mi pare pacifico. Come non ho avuto problemi, tu lo sai, quando facevo opposizione con Giuseppe Rigoli, tutti gli atti che a noi ci sembravano strani, che non erano per noi consoli, li portavamo alla Procura. Ricordo molto bene, ricordo molto bene. Poi c'è stato lo scioglimento del Comune, ma lo scioglimento del Comune c'è stato mesi dopo che noi già non ce l'avamo più la gente, al Comune. La gente giustamente dice, no? Adesso sei stato assolto. Sì. C'era verità processuale. Però, scusa. Altrimenti poi no, tranquillo. È vero che c'è stato lo scioglimento del Comune della Giunta Romeo, però come tutti sanno e come le carte esistono, lo scioglimento della Giunta Romeo è stata fatta non sugli atti che noi avevamo prodotto, perché parliamoci chiaro, Luigi, noi abbiamo fatto poca cosa, 18 mesi siamo stati là, ma su atti prodotti dall'amministrazione Biasi e Siclari e Company, perché parliamo della Gioseta, non era una creatura nostra la Gioseta, no, lo sanno tutti. Parliamo dell'acqua minerale, parliamo del progetto Finanzi, che la Latella ci aveva lasciato una nota che ci dovevamo. Tutte queste vicende sono entrate nel processo? Sì, certo, sono entrate nel processo. Però guarda caso, caro Luigi, io contro il progetto Finanzi ho votato a sfavore una delibera pubblica, anzi è stata la prima firma la mia. Eppure ero accusato da questo signore Romeo che io volevo il progetto Finanzi e addirittura accusato di un'estorsione. Chiariamo cos'è questo progetto Finanzi. Il progetto Finanzi è un allargamento del cimitero di Iotrinoli, dove due ditte private, anzi prima una e dopo un'altra che si è aggiunta, dovevano allargare il cimitero a spese proprie, e però avevano la gestione, non lo so se per 20-30 anni, non lo so di quando si trattava la gestione. Ma è pur vero che noi con questi progetti non c'entravamo proprio nulla. Io l'ho detto anche al Presidente. Tu eri presente in giunta quando si è votato questo progetto? No, io sono stato il primo a votare l'annullamento del progetto Finanzi. Perché l'annullamento del progetto... Chi erano le aziende di questo progetto Finanzi? L'azienda inizialmente era Bruno Sira. Il progetto l'aveva fatto l'ex sindaco Scioli. Poi è rientrato la ditta sposata. Cioè, come progettista Sean. Sì, come progettista Sean. Praticamente in queste politici, in un modo o in un altro, ci sono sempre tutti. Che anni parliamo? Noi l'abbiamo annullata, io ti posso dire quando l'abbiamo annullata. Noi l'abbiamo annullata, e ti posso dire, se mi ricordo bene, il terzo mandato di Biasi. Quell'anno che... Sì. Precisamente, nel senso, e noi l'abbiamo annullata, non ricordo se siamo saliti a primavera del 2017, nel mese di settembre o di ottobre del 2017, quindi 2 o 3 mesi dopo, è stato il primo atto che abbiamo fatto. Poi ce ne siamo usciti dall'acqua minerale, poi ce ne stavamo uscendo dalla Gioseta, poi è successo quello che ti ho detto prima, e non c'è stata l'opportunità di uscire. Ed è stata all'inizio di un,
che purtroppo oggi io purtroppo devo dire sono stato io a tenere tutti i consiglieri dopo che lui ha fatto questa nomina del presidente della Gioseta, perché se ne volevano tutti andare, perché un consigliere comunale si sente frustrato quando è in un consiglio comunale e legge dal giornale il giorno dopo che è stato nominato il presidente della Gioseta, quando sapevamo tutti che dalla Gioseta dovevamo uscire. Chi era il nome del presidente? Era l'avvocato Polacroni. Una scelta fatta senza la condivisione, non solo ed esclusivamente da Romeo. E lui che giustificazione ha dato a voi? A me e da Francesco Terranova, quando gli abbiamo rimproverato in un certo senso, perché non era possibile una cosa del genere, ci ha detto che altrimenti si perdeva il presidente. Questa è stata la sua risposta. Vi ha convinto? No, minimamente. Poi sono succeduti altri fatti, perché tutto è successo in 2 o 3 mesi, no? Poi se ti ricordi bene sono successi i fatti degli LSU, no? Quella lite politica che abbiamo avuto io e l'accordo Patri, quando lui voleva inserire solo 3 LSU, mentre c'era la possibilità, perché la regione ti dava l'opportunità e il finanziamento di assumere altro personale. Quindi noi, a conti fatti, che l'aveva fatti l'assessore Colucci allora, sì, noi ne potevamo assumere 20, quindi noi abbiamo rifiutato di votare quella delibera, però quella delibera poi è stata cambiata e noi l'abbiamo votata. Francesco, nella vicenda dell'attentato alla macchina, ecco, la vicenda dell'attentato del sindaco, alla macchina del sindaco, innanzitutto vorrei precisare, anche lì sei stato sotto. Sì, sì, è in via definitiva. Ma perché ti hanno coinvolto in questa vicenda? Adesso questo no, lo dovremmo chiedere a loro. Io ti posso dire che quello... No, nella sentenza c'è scritto... Sì, certo. C'è una sentenza che dice di assoluzione. Nella sentenza c'è... Nelle motivazioni. È stata tutta... Guarda che il giudice ha fatto 109 pagine a favore mio di sentenza, dove la procura non ha trovato nessun impiglio per potersi appellare, 109 pagine per una persona, dove nelle ultime pagine diceva che è stato tutto un complotto contro di me, che addirittura gli attentati se le facevano da soli. Perché ora usciamo al fatto di Scionti. Io per Scionti e compagni ho fatto almeno 6 mesi in più di carcere, perché questa procedura, quando la procura ha visto che gli perdeva il terreno sotto i piedi, ha cercato di inserire anche quest'altro corso, perché per la procura io ero il pacchettotum di tutto, io ero quello che collegava la mafia con la politica, quello che faceva attentati. Io sono stato accusato di 416 bis per questo reato, da solo, con uno sconosciuto, ma siamo all'assurdo. Da solo? Sì, no, da solo con uno sconosciuto. Sconosciuto chi sarebbe? Non lo so, se è sconosciuto, è sconosciuto. Ah, non c'è proprio il nome? No, con uno sconosciuto. Ho capito. Sono cose, questo processo non doveva neppure arrivare, perché la mia fortuna è stata... Anzi, tu mi permetti, prima di continuare, perché io dovrei fare un elogio ai miei avvocati. Chi sono i tuoi avvocati? Ecco, i miei avvocati che ci hanno messo il cuore e l'anima. Io devo ringraziare l'avvocato Luca Cianfaroni, è un avvocato del foro di Firenze, adesso forse di Roma. È un avvocato che non... Lo salutiamo, l'avvocato Cianfaroni. Avvocato. È un avvocato che al di fuori, Luigi, ti assicuro, di ogni sistema. È un avvocato che lui decide che deve andare per la sua strada e va per la sua strada. Non prende, io non voglio parlare per gli altri avvocati, per carità, io stimo tutti, non ho mai avuto problemi con nessuno. Però per me un avvocato,
un avvocato come Luca Cianfaroni ce ne sono pochi. Come posso dire, senza togliere niente agli altri avvocati, io parlo per il mio caso. A me l'avvocato Luca Cianfaroni mi ha fatto fare un giudizio ordinario immediato, che vuol dire un ordinario normale dove io mi posso difendere. Non mi ha consigliato di fare un abbreviato, Luigi, perché l'abbreviato è una condanna certa al 99%. E non è vero che l'abbreviato hai lo sconto della pena di un terzo. Sì, esiste lo sconto della pena di un terzo. Però partono sempre dalla pena massima e poi ti tolgono un terzo. Quindi alla fine tu non recuperi niente. Hai capito? Però nell'abbreviato non hai la possibilità di difenderti, di portare testimoni. Non hai la possibilità di portare carte. Sì, Luigi, io ho avuto la fortuna, di avere l'avvocato Maria Rosa Crucitti, che è stata, non lo so, dire fenomenale e dire poco, Luigi. Perché? Lei lavorava fino alle 2 di notte. Io gli devo essere riconoscente di questo. Anche per il fatto dei rapporti personali di amicizia, perché era da molto, anche perché credeva nella mia innocenza. E l'avvocato Maria Rosa Crucitti non ha lasciato nulla a caso. L'avvocato Cianfaroni ha fatto il suo, che è stato un grande sulla sua decisione di condurre il processo, di fare. Ma l'avvocato Maria Rosa Crucitti non è stato meno. L'avvocato Maria Rosa Crucitti mi ha prodotto migliaia e migliaia e migliaia di documenti, Luigi. Pensa che avevo una stanza piena solo per il mio processo. Non lasciava niente a caso. E sono stato assolto. Io devo ringraziare loro. È giusto. Naturalmente gli avvocati o si ha fiducia oppure no. È chiaro che l'avvocato Luca Cianfaroni e Crucitti naturalmente sono stati molto abili, importanti nel processo, nei due processi. No, nell'altro, ma perché nell'altro processo c'è la procura, perché si è fatta questa Sì, perché nell'altro processo c'era l'avvocato contestabile con Maria Rosa, non c'era Cianfaroni, ma già il processo era già stato fatto nel primo Guido processo. Contestabile c'era nel processo dell'attentato alla macchina del sindaco, sì, però già era stato discusso nel primo processo, che poi non lo so come mi hanno rimesso di nuovo nel processo Terramara. Poi, se vuoi che andiamo all'attentato di Scionti, come stavamo parlando. Sì, torniamo all'attentato della macchina di Scionti. Allora, io devo dire solo poche cose su di Scionti, perché no, non lo conosco. A dirti la verità l'ho votato, perché se ti ricordi c'è stata quella diatriba tra Biasi e la coalizione dove io votavo, per una questione personale, per una questione di morale, Avete votato Scionti, avete fatto un accordo politico oppure così spontaneo? Allora, io ti dico che con Scionti ci siamo visti qualche sera prima del ballottaggio, proprio con lui direttamente, perché è venuto il risultato anche negli atti del processo questo, in un ristorante a Polista, ma non ricordo il nome di come si chiama, ed è venuto lui e il signor Palletti, perché avevamo fatto una riunione. E tutti noi che facevamo parte dell'altro gruppo per appoggiare Scionti, lui è venuto a darci un saluto e è rimasto un po' con noi, insomma, e noi l'abbiamo votato. E poi devo dire che devo ringraziare ma con grande cuore i carabinieri che hanno condotto le indagini, Luigi, perché se non era per loro io non so come finiva la mia storia. I carabinieri della compagnia di Gioia Tauro, credo, non lo so se anche insieme con questi di Italia Nova, insieme non ricordo bene, comunque i carabinieri hanno svolto un'indagine certosina, come si dice, no? Praticamente i carabinieri hanno prova certa di colui che si mandò le lettere e che mandava le lettere a Scionti, e guarda caso
Te la voglio fare io una domanda a te, Luigi, se mi vuoi rispondere. No. Allora, come mai? Allora, io oggi ti mando una lettera. 15 giorni dopo succede l'attentato della bomba a Sciogli. 15 giorni dopo io ti mando un'altra lettera. E poi vado in caserma e dico che tutti i fatti sono collegati l'uno con l'altro. Io stesso che mi mando le lettere. Quindi se tu mandi le lettere e 15 giorni dopo succede la bomba, se là ci fosse stato un rigo della mia calligrafia, io avrei pagato non so che cosa. Mentre per altre persone la legge non è per tutti, Luigi. A me mi dispiace, io credo nella legge, io ho fiducia nella giustizia. Io ho passato 2 anni che non sono state facili. Né per me né per i miei familiari, soldi, e tu lo sai quanti soldi ci vogliono. Se ce l'hai o non ce l'hai, devi andarti a prestarteli. Gli avvocati vogliono pagare, Luigi. Lo so. Insomma, ti hanno cercato di rovinarmi la vita e 20 anni di carcere. Insomma, stiamo parlando. Praticamente io ero 55, uscivo a 75 col bastone. Solo perché per una poltrona della politica. Ma che stiamo scherzando qua oggi? Perciò tutto questo è collegato alla politica e al tuo impegno. Io non ho dubbi, io non sono una persona. Ma perché ce l'hanno con te? Luigi, te lo dico subito. Io non sono. C'è la politica, eh? Allora Taurianova, non la politica. Personaggi sono. Personaggi della politica, perché ce l'hanno con te? Perché anche questa cosa, no? Perché io ho molta fiducia nella magistratura, negli apparati di polizia. Anche io. D'altronde tu hai detto e hai sottolineato le indagini che è stata fatta in maniera. Ma là non ci scappa, Luigi, là ci sono, là ci sono i passaggi della posta dove questo risulta che ha fatto 4 operazioni, insomma, è agli occhi di tutti. Io vorrei capire perché alcuni personaggi della politica ti temono. Perché? Perché io penso che sia una persona ben voluta il paese. Cioè tu dici sono uno che prende tanti voti? L'ho preso tanti voti, Luigi. Però su questo anche ti devo dire una cosa, sì. Caro Luigi. Io ho preso 279 voti e per tutti erano voti... C'è tanta gente che ne ha presi molti Per tutti erano voti... Vabbè, tanto... Allora non c'era il doppio turno, io sono stato il primo eletto su 440 candidati, insomma, no? Fino ad oggi siamo col doppio turno, dalla prossima volta non ci siamo più. No, scusa, il doppio turno, la doppia preferenza. Doppio, allora non c'era la doppia preferenza, sì. Io da solo ho preso 260 e su 440 candidati sono stato il primo eletto degli eletti. Però ci sono stati ragazzi, ora, dice sì, ma c'è... La doppia preferenza, ma la doppia preferenza quanto ti può portare? Invece? Ci sono stati ragazzi che per la prima volta candidati hanno preso 300, 350, 400. Insomma, allora è possibile che i miei voti possano essere contestati e i voti a questi ragazzi, di che cosa sono venuti questi voti? Luigi, a Taurianova, secondo me, quel che se ne voglia dire, quel che... A Taurianova non c'è un condizionamento della mafia sulle votazioni, perché caro Luigi, quando si va al ballottaggio, i voti non li sposterà nessuno. Se io prendo 250 voti, Luigi, tu sai quanto ne sposto io? Ne sposto 50, quelli dei miei familiari più stretti, perché ognuno poi va a votare come vuole. E non c'è questo... Non siamo in quei paesini dove sì, si possono spostare i 50 voti, 100 voti, ma poi qua si parla di migliaia di voti, no? Non è pensabile, guarda, non è pensabile. Però giustamente c'è chi fa le promesse e queste... Però queste anche cose... questo, come dire, se si mettono alla fine 10 persone che hanno problemi con la giustizia e ognuno sposta 30-40 voti, sono numeri importanti. Però sì, andiamo... Luigi, ma non ti fanno vincere le elezioni al ballottaggio. Su questo non c'è più. Allora andiamo a cercare di capire. Allora, c'è un puparo, secondo te, che naturalmente ha gestito tutta la vicenda. Ma più di uno, secondo me. Più di uno. Più di uno. Più di uno.
Tu parli io... politico? Sì, secondo me sì. Politici. Chi sono? Se la gente ci ascolta, migliaia che ci stanno ascoltando. Guarda, non c'è bisogno che lo dico, perché tutti lo sanno. Tutti lo sanno. Io non voglio accusare nessuno, Luigi. Io sono stato accusato. Io non me la sento di accusare nessuno. Io ti accuso se te lo posso provare una cosa. Ma se io sono sicuro e non te la posso provare, io non te posso accusare. Non è giusto, Luigi. Diciamo che però, nel processo però questa storia non è emersa del puparo o dei pupari. Questa è emerso perché io nelle mie dichiarazioni spontanee, che tu sai che io facevo dichiarazioni spontanee in udienza, ho detto al pubblico ministero: ma scusate dottoressa, no, ma com'è possibile che io mi trovo arrestato per un progetto che io non c'entravo nulla, addirittura non sarei mai candidato in quei periodi. La prima volta è stata nel 2007, quindi mi ho trovato il progetto già bello pronto là. E addirittura ho votato una delibera pubblica contro il progetto. Ma mi potete spiegare a voi, se io gliel'ho detto alla Presidente questo, ma perché non sono stati neppure inquisiti coloro che hanno portato avanti questo progetto? Questo non sono stato neppure così. Se il progetto non poteva essere fatto, certamente non dovevano condannare a me che l'ho bocciato, ma dovevano portare davanti al tribunale. Questo è il cimitero. Il cimitero, ma è chiaro, mi pare chiaro che, cioè, la logica c'è. Poi, se alla fine si è arrivata alla soluzione, ma il cimitero, il problema del cimitero allora non era un problema. Era un problema che aveva creato l'amministrazione, un problema perché... Ma chi l'ha fatto questo cimitero? Questo nessuno progetto finanziario. Chi l'ha presentato? Quale amministrazione l'ha presentato? Biasi. E naturalmente, e voi l'avete bocciato come giunta? Certo, romana. Dopo 3 mesi delle elezioni. Con una giunta. Giosetta anche Biasi? Giosetta Biasi, Acqua Minerale Biasi. E questi sono stati... E perché io te l'ho detto prima, i motivi di scioglimento della prima amministrazione Romeo, perché questi sono stati i motivi, non altri che abbiamo fatto, cioè, noi. A noi nei motivi di scioglimento per Giosetta, ma certo, era pubblico, mi sembra che l'hai scritto anche tu, sì, 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 l'abbiamo scritto. Intanto, come dire, però avete pagato su queste vicende. Avete pagato un prezzo alto. Ma certo che abbiamo pagato. Luigi, abbiamo pagato perché ci hanno tolti tutti dai piedi. Perché a Romeo sono rimasti come sono rimasti, e a me mi hanno tolto dai piedi, perché io non sono stato mai una pedina e non sono mai stato attaccato alla poltrona. Luigi, tu lo sai, se io ho fatto politica, io facevo politica... Ma non mi aggregavo da solo in una coalizione che pensavo che vincesse. Io mi facevo la mia lista, facevamo la nostra lista, noi no? Certo. E con la nostra lista, ma aggregavamo anche altre liste, perché a Romeo gliel'abbiamo aggregata noi le altre liste, qualche altra lista. E quindi... Ma poi Romeo è andato con Biasi, no? Romeo no, sindaco no. No, il fratello del sindaco nella tornata... non mi ricordo, perché nella tornata di Romeo è rimasto fuori, penso di sì, nella tornata di Scionti e Biasi, e si diceva e in ogni caso i candidati di Romeo erano tutti in una lista a favore di Biasi, candidati con Biasi, quindi ci sono troppe cose anomale che non vanno bene. Interessi, non lo so che cosa sarà, un interesse politico. Però c'è anche un altro punto che dobbiamo dirlo: se Romeo, che ha perso tutto in politica, ma anche economicamente, poi il fratello si allea, credo che non aveva nulla da riproverargli a Biasi. Romeo. No, forse la sete di potere, Luigi, forse la sete di potere, no, non lo da riproverare, che manca a me. Beh, non,
Io mi sono candidato ed è sotto gli occhi di tutti quello che io facevo, la trasparenza del mio assessorato. Luigi, tu se ti ricordi bene, io non ho preso mai un centesimo, ma tu pensi che io sono stato arrestato, un politico che non è stato arrestato né per voto di scambio, non si è detto mai al mondo, e né per aver rubato, va bene? Io questa accusa non ce l'avevo. Un politico si è arrestato per queste cose. E Luigi, io quando facevo le feste, non è che facevo le feste meno di Biasi, io ne facevo di più di Biasi, però con un quarto dei soldi che spendeva Biasi, la giunta Biasi, perché loro spendevano 250.000 euro e ci sono stati anni che addirittura prendevano i soldi in contante dalla banca, e questo mi prendo la responsabilità di quello che dico. Lo fatto che hanno preso i soldi in contante? 170.000 euro, sì, e pagavano sotto il palco. Io facevo i contratti. Presidente Biasi, se vuole rispondere. Se no, può rispondere quanto vuole. Già l'abbiamo fatto un articolo con te tanti anni fa, questo, quando io ero al comune. C'ho ancora le carte a casa. Se vuole rispondere, possiamo fare anche un confronto. Sono disposto anche a confrontare io. Non ho paura di questo, perché la mia coscienza è pulita. Io spendevo un quarto dei soldi che spendeva Biasi. Anzi, il primo anno, se ti ricordi, andavamo per trovare sponsor, e io, per non prendere un centesimo in mano, io ho fatto un conto corrente cointestato al comune, vincolato per le feste, per Tavola Nuova, per la Tavola Nuova estiva, dove tu, mi sembra che anche tu hai fatto qualche sponsor allora, dove tu versavi i soldi su quel conto corrente postale. Io non ricordo, ma comunque in ogni caso no, lei mi ricordo che qualcosa c'è stato, e arrivavano direttamente al comune i soldi, quindi queste mani non hanno mai preso il centesimo, altrimenti io, Luigi, a me le mie carte non c'è dubbio, ti hanno passato i raggi X, questo non c'è dubbio. Non lo so se questi personaggi oggi e lo fanno come, ma neppure mi interessa, guarda, perché non voglio usare un termine, ma io con questi personaggi non voglio avere a che fare. Ma ritorno in politica? Guarda, è una domanda che è difficile rispondere. Non ti nascondo che non... Io ho fatto politica non da quando mi sono candidato, io facevo politica, andavo dalla dottoressa Macri, se ti ricordi, ma molti anni prima, insomma, mi piaceva, era una cosa, e poi è una cosa che, a parte del piacere, io amo il mio paese, Luigi, che non lo amano queste altre persone, questi personaggi che armano queste tragedie, si può dire, non amano il paese, perché se quando succede una cosa al paese, il paese ci va di mezzo tutto, Luigi, queste pensano solo a se stessi. Luigi, mi dici una cosa. Io voglio parlare anche contro l'opposizione, va bene, che non me la vogliono, perché io non voglio, so che magari mi farò qualche nemico, però la mia correttezza e la mia onestà mi dice che devo dirlo, perché altrimenti sto male dentro, no? Ma dimmi una cosa, ma tu vedi opposizione in questa... Non esiste un minimo di opposizione, sono amici miei questi anche dell'opposizione, io le conosco tutti, ma è possibile che un poliambulatorio, che non mi vengono a dire che sono stati distanziati 1.800.000 euro dalla regione, sì, per fare la struttura, vabbè, che ben venga, ma la struttura, come tu sai, se non c'è il medico, se non ci sono gli strumenti per mettere il medico in condizione di poter lavorare, ma che cosa siano? Solo per spendere soldi, Luigi. Ma dimmi una cosa, c'è qualcuno che ha fatto enorme, tra l'altro, ma c'è qualcuno che ha fatto qualcosa? Tu hai fatto una battaglia sui giornali, sugli ospedali, sull'ASL. Sono a processo per questo motivo. Ma dimmi perché nessuno si impegna. E l'opposizione, a parte fare qualche articolino, qualcosa, che poi lascia il tempo che trova. Io non vedo nessuna posizione, io vedo che se... Io ho capito bene, è chiaro che ti prepara al ritorno. No, Luigi, allora io
mi potrei candidare, senti, ma io mi potrei candidare, ma mi potrei candidare se non con questi, con questa situazione. Se ti chiama via, se ti candidi. Io. Lui. Via se sindaco attuale. Lui. No, diciamo. No, no, voglio dire. Non... Ma se via se mi dicesse che io farei il Papa, io non lo farei. Però ti dico una cosa. Ma perché non condividi? Se non l'ho mai condiviso io, Biasi. Biasi, ricordati, perché la gente non si deve scordare. Noi quando siamo arrivati al comune abbiamo messo un ma c'è anche Scionti su questa stanza, sì, 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 sì. Abbiamo messo un tecnico esterno, se ti ricordi, dove ci ha relazionato che abbiamo trovato 10 milioni di euro di debiti. Biasi è stato quello che ha dato 1.150.000 euro per l'acqua Fonse Nuova, ma ne sono rientrato un centesimo di quest'acqua, di questa credo di nuovo. Però non c'è stato nessuna indagine, nessun processo che... Però, anzi, io non lo so, dal punto di vista processuale... Ma c'è, ci sono... No, sì, però ci sono i maghi... Non penso che sia talmente onnipotente che controlla la magistratura. No, ci sono i maghi, dopo 5 anni vanno in prescrizione. Ci sono i maghi della prescrizione. Tu dici che è stato fatto per la prescrizione? Molte reate vanno in prescrizione, via, Luigi. Molte reate, e tu lo sai benissimo. Le raccontiamo ogni giorno dopo giorno. Quando passano 5 anni, queste vanno in prescrizione e non si è più giudicato. E ognuno se la passa così. E non dimentichiamo neppure che, perché se io vengo da una famiglia ricca, allora il primo anno Biasi l'ha fatto in modo, ha fatto tanto lavoro, ma non è il primo anno nel 97? Sì, ma non ha fatto tanto lavoro perché lui è stato bello, perché lui è stato grande, perché lui ha fatto tanti lavori perché ha trovato la buonanima di Emilio Girotti con la sua amministrazione, che mi sembra che abbia lasciato, si diceva allora, 13-14 miliardi in casa. Quindi se noi veniamo da una famiglia ricca, Luigi, non ho il problema di spendere ad andare a comprare una casa, una macchina. Quindi se i soldi ce l'ho io posso spenderli. Il problema non è stato questo. Il problema è stato quando se n'è andato Biasi, perché non c'erano più 14 milioni, 14 miliardi. E non c'erano più i 10 milioni di euro di debiti. E non ci dimentichiamo la Banca Opus, che forse ancora, forse, non lo so se hanno finito. Ma anche Banca Opus sta entrando nel processo. No. No, Banca Opera ha fatto Biasi, io parlo dei debiti che noi abbiamo trovato. No, nel processo Banca Opera è entrata anche, no? No, Banca Opera mi sembra che è stata menzionata nello scioglimento, mi sembra che è stata menzionata. Lo scioglimento sicuro. Non ricordo perché, adesso sono passati tanti anni, quindi non posso avere la memoria. E poi un'altra cosa che, torniamo a Scionti, passiamo da una parte all'altra, ti volevo dire, io a questo Scionti non l'ho mai visto. Però l'hai votato, Sì, l'ho votato, lo sai perché? L'ho votato per non votare Biasi. Non abbiamo chiesto nulla. Veniva Fausto Sigleri insieme a Pino Falletti, perché Fausto Sigleri è un altro cuparo della politica, no? No, che poi non mi spiego come... per 10 anni hanno dormito, mangiato, bevuto insieme con Biasi, e poi tutto quest'odio se è andato a sinistra solo per sete di potere, perché questo solo sete di potere si tratta. E io ho votato Scionti e avevo anche degli amici, credevo di avere degli amici. Non ti scordare che io a Pino Falletti lo conosco, io ho 55 anni, da 50 anni. Quando, così. Eppure quando è venuto l'avvocato in carcere e mi ha portato questa notizia, mi ha letto, lui ha dichiarato che me lo conosce. Quando la sera prima del mio arresto era sulla mia macchina, io ho milioni e milioni di telefonate con lui, perché lo conoscevo benissimo. E guarda che è stato proprio lui, insieme a Fausto Sigleri,
che sono andate dai carabinieri, ma non hanno fatto il mio nome solo, hanno fatto il nome di Biagi per l'attentato alla macchina di Sciotti, hanno fatto il nome di Nello Strangi, hanno fatto il nome di Romeo, il mio. A me sai perché mi hanno menzionato? Perché il giudice gliel'ha chiesto a Sciotti, ma voi è sposato perché l'avete menzionato? È venuto a chiedere qualcosa, vi ha minacciato? No. È venuto mai al comune? Mai. Ma quindi che cosa ha fatto, sposato? Veniva ai consigli popolari. Ma tu sai che cosa gli ha detto il giudice? Ma guardi che lei sta offendendo la mia intelligenza e quella dei presenti. L'ufficio comunale è una cosa pubblica. Ma che vi faceva l'occhialino, sposato? E poi addirittura la procura gli voleva mandare gli atti per denunciarlo per questa testimonianza, tutti e due, no? Sì, ricordo. Ora mi sono trovato, guarda, non ti dico perché per il Romeo ho fatto la galera, per questo ho fatto anche un paio di mesi in più di galera. Io spero che Dio è grande, c'è, è un giorno buono. No, non gli auguro la galera, non gliela auguro, perché io l'ho passata, so cosa vuol dire. Ma se io ho da prendere un centesimo per i danni, Luigi, un centesimo, io andrò fino in fondo. Perché guarda, oggi come oggi, io voglio più i suoi soldi, perché io è stata la mia famiglia a privarsi dei soldi per affrontare le spese. Guarda che per mantenere una persona 2 anni in carcere ce ne vogliono, a parte degli avvocati. Il carcere non è gratis, Luigi. E io non ti nascondo che già gli ho mandato le lettere. Io ho mandato le lettere per danni morali e materiali. Purtroppo non li ho potuto denunciare a livello di procura, perché l'avrei anche fatto, era vero, l'ho denunciato con la procura. Sì. Però ti voglio raccontare questa storia, una piccola parentesi sui Romeo. Allora non le posso denunciare perché loro sono venuti in aula e in aula Fausto Sigler si è permesso a dire al pubblico ministero che il pubblico ministero gli aveva presentato 2 relazioni che lui non aveva dichiarato e lei le voleva fermare. A quel punto io ho preso la parola, questo è registrato, perché io volevo, è registrato anche se non per ora. Ho preso la parola e non so che cosa ho fatto, l'ho detto. Quello vuol dire volermi massacrare, insomma. O dice il falso Sigler, o c'è l'altro sotto. Io dovevo diventare il capo espiatorio di tutto. Perché l'impianto accusatorio, parliamoci chiaro, Luigi, era basato tutto su di me, su una parte dell'indagine, no? Perché io ero, secondo loro, la politica e la mafia. Quindi io ero il perno principale del processo. Questa storia del cognome, come dire, secondo me è influenzata molto. Naturalmente il cognome non ha mai avuto problemi tu con la giustizia. Dimmi una cosa. Non ha mai avuto problemi con la giustizia. Io ho 50 anni, fino a 50 anni. Mi arresto. Questo me l'hai detto sempre. Io non ho avuto neppure un verbale per aver messo la macchina fuori posto. Basta. Quindi con questo dico tutto. Ma poi dimmi una cosa, il cognome, no Luigi? No, vorrei aprire un'altra parentesi, senza offendere nessuno, senza... però io mi sento umiliato quando a me mi dicono il cognome. Il mio è un cognome che io mi vanto ad avere, perché è il mio cognome, va bene. Se poi c'è qualcuno che può aver sbagliato, se non ha sbagliato, ma... Che vuol dire? Che un'intera generazione deve pagare per una persona? Se ha fatto qualcosa? Non credo che questa sia la giustizia o la Costituzione italiana. Ma perché per me il cognome esiste in certe situazioni? Anche se io sono stato, perché per 50 anni Luigi, in un paese come il nostro, non avere neppure una contravvenzione, vuol dire che io non sono stato mai perseguitato dai carabinieri, dalla polizia, dalla finanza. Io non ho mai avuto niente a che fare.
Insomma, se, allora, o ero d'accordo, Luigi, con i carabinieri, con i finanzieri, con me, e facevo tutto questo che loro dicono, oppure sono una persona per bene. E penso che quelle sono queste. Beh, naturalmente... E dimmi una cosa, che non ti interrompo, sì, altrimenti poi non riesco più sul discorso. Perché il nome sposato fa tanto rumore quando si tratta di amministrazione, parliamo, e perché tanti nomi che molti di loro fanno parte di questa amministrazione, Luigi, e io parlo di persone sciolte per mafia per 3 volte, cioè chiarisci bene il concetto per capire un po' tutti, cioè vabbè, ma se chi non vuole non capisce, allora non me ne voglia l'assessore Crea, perché io non ho niente contro la persona, per carità. Parli di Angela Crea? Ma Angela Crea ha avuto il padre che è stato sciolto da voi. Però la responsabilità padre e figlia è figlia. E io perché ce l'avrei voluto dare per altri? Luigi, sul mio cognome. Sì, è normale che ognuno di noi... È stato un errore su di te, ma è un errore per tutti. Cioè, ognuno di noi, Luigi, deve rispondere delle proprie azioni. Per me è soggettiva, la responsabilità. Ma allora... Attenzione, io non voglio dire hanno sbagliato su di te, ma questo concetto che magari un fratello o un parente ha un problema, ma lo dico anch'io questo. È come dire, una cosa che non ci sta. Sì, cioè, no, per me uno deve io dire non sto... Luigi Longo ha commesso questo reato, è giusto che lo commette, ma se il mio cugino che si chiama Francesco Longo non c'entra nulla con me, è normale, cioè, chiaro. Oppure il mio figlio che si chiama Pierluigi o Giuseppe Longo non c'entra nulla col papà. Sì, allora, cioè, la responsabilità è soggettiva. Luigi, allora io ti sto parlando perché vale per te, ma vale anche per Angela Crea. No, visto che tu dicevi che il papà è una bravissima ragazza, che il papà è stato sciolto. Io sto facendo un esempio. Sì, sì. Ma perché nel decreto di scioglimento, quando hanno messo il mio nome, incominciano, non lo so, dagli anni 50. Va bene? Sì. Io sono nato al 67, Luigi. Addirittura hanno messo che mio padre è stato ucciso in una guerra di mafia. Ma non è così. Mio padre è morto in un incidente stradale. Questo lo sappiamo. A 24 anni. Lo sappiamo, la storia di questa città. Però hanno scritto anche questo. Allora, tu perché su di me inventi tutte queste storie? E poi le stesse situazioni analoghe. Se parliamo di nomi, no? Sì. Io parlo di cose non giuste, perché non è una cosa giusta questa. Io se il reato lo faccio, lo devo pagare io. Non lo deve pagare mia figlia, mia nipote, cioè, mio. Per carità, io sto solo facendo un esempio. Perché in questa amministrazione, nell'amministrazione Biasi, tu parli, sì, l'attuale, quella precedente di Romeo, anche perché il mio nome è valido per certe cose, perché sono il nipote, non so di chi, e allora. E magari io mio nonno non l'ho pure mai conosciuto. E perché non vale per te, Luigi, che sei il figlio di una persona sciolta da volta per mafia, di altri problemi che hanno avuto in famiglia, qualche zio? Perché è sempre il principio della responsabilità soggettiva. Ma scusa, ma per me non vale questo. Ma è stato un errore, ha vinto. Cioè, nella vita, cioè, voglio dire... L'ho pagato 2 anni di carcere, l'ho pagato 2 scioglimenti per consiglio di consiglio comunale, Luigi, solo con queste cose. Sì, sì, no, ma... Allora... Perché a me non mi hanno detto che io ho fatto questo, ho fatto quello. Io ho fatto solo il bene del paese, su quello che riuscivo a fare. Ma non c'è dubbio, su questo io non ho nessun dubbio che se sei stato assolto dal processo mi hai fermato qua, ma non voglio continuare di nuovo perché non voglio fare, ma le sappiamo tutti perché siamo di Taurea Nova, ma non è l'unica che non voglio dire che ha questo problema, perché non è un problema personale della persona, noi parliamo in generale, ci sono altri 3-4 elementi che sono nella sua situazione o forse peggio nell'attuale amministrazione. E certo, Luigi, è certo,
Quindi se per me vale il fatto che io potrei essere condizionato perché mi chiamo sposato, ma anche per te che ti chiami Longo potrebbe essere la stessa cosa. Longo purtroppo. No, Longo, io ti faccio, fortuna, io ti faccio, o faccio come permetto, tramite l'amicizia, di fare paragone per non fare altri. Allora, chiariamo, questo è l'aspetto che io da anni mi batto e lo dico con molta tranquillità. Allora, siamo qui perché è giusto, perché io do spazio all'accusa e spazio alla difesa. È una decisione che ho preso fin da subito, cioè nel senso che bisogna dare. Il punto di tutta questa questione qual è? Che tu sei stato assolto perché le accuse su di te sono cadute una dietro l'altra. Mi rendo conto che hai pagato un prezzo altissimo, perché quasi 2 anni di carcere è un'enormità. Ma non è solo il carcere, Luigi. Sì, sì, ma tutte le serie queste derivano. Non c'è ombra di un prezzo, sul piano economico, familiare. No, ma neppure solo queste. Familiare, Luigi, ti cambia anche la vita sociale, Luigi. Tutto, ti cambia. Io tutto. Te voglio dire una cosa, che ti cambia tutto. Che ho un'amarezza dentro, perché certe cose ti fanno più male, forse... Della però dalla tua esperienza e anche di tantissimi altri dobbiamo imparare a dire: guardate, leggetevi bene le carte, fatelo con tranquillità, ma e naturalmente la carcerazione preventiva fatela, come dire, se ci sono gli elementi, tu devi avere le prove certe. Lui, stessa vicenda che riguarda, come dire, abbiamo fatto questo nome, ne possiamo fare gli altri. Io, come dire, non me la sentirei mai di dire a una persona, visto che tuo papà è stato sciolto per mafia, o no, tu aspetta, hai io, delle prove, di, che anche Luigi, tu sei responsabile. Io mi sono permesso di farlo, perché il ragionamento su di me è stato questo, hai capito? Però quello che ma io non ce l'ho, ma mentre con questa che non persona... Non... agli altri. No, per carità. Ricordati perché... che nella vita si fa sempre, come dire, c'è sempre uno che paga per tutti. Allora tu hai Luigi. Pagato sulla tua vicenda. Andiamo al dunque. Io sono un garantista come te. Io non ho mai accusato nessuno, né accuserò mai nessuno. Chiaro, non c'è dubbio. Garantisti ci siamo. Io sto facendo. Garantisti ci siamo. Lo dico io dico, ma perché per me è così? Se sì, per te non deve essere così. Io ho detto che è sbagliato. Ma non che ha dei torti, per carità. Però se io metterei mia figlia oggi, Luigi. Sì, ci ragionerebbe come questa la signora. No, assolutamente. Se metti tua figlia e se metti tu, candidato, tu la magistratura ha dimostrato che su te non c'è nulla, è il diritto, dovere di candidarti. Io ce l'ho. Sì. Punto. Ma io se mi potrei candidare. Si voleva che se tu, per ipotesi, avessi avuto una condanna minima, alta, e tua figlia voleva impegnarsi con la sua testa, che studia, che ragiona, che ragiona in proprio e si voleva candidare, ma è così, dovrebbe, era giusto che si... dovrebbe essere così, Luigi. Ho inteso e lo dico con molta tranquillità e lo ripeto, che per me se ci sono, come lo dico sempre e lo ripeto, io ho grande fiducia nella magistratura, negli apparati dei carabinieri, della polizia e della guardia di finanza, lo ripeto, se qualcuno da me viene a chiedermi qualcosa non ci metto 2 volte, andate allora a fare nome e cognome, questo lo dico con molta tranquillità. Non mi sarei mai sognato nella mia vita di fare nomi senza senso, cioè che significa, come dire, una cosa di una gravità unica, ci mancherebbe altro. Che poi alla fine in tutte queste vicende, come dire, se, come dire, hai pagato per una lotta politica, questo è un problema serio, cioè nel senso che per me la lotta politica si fa durante le campagne elettorali, ma io solo le campagne elettorali, ma durante il percorso politico. Ma c'è chi non accetta la sconfitta, Luigi. Ho capito, chi non accetta la sconfitta vuol dire che non ha la concezione. E guarda che queste persone, della democrazia, le persone che si comportano in un certo modo, non mi riferisco a nessuno, io faccio una persona che si riferisce, cioè, sono più delinquenti dei delinquenti, perché non si uccide solo con un fucile, con una pistola. Si può uccidere anche con altro, Luigi. Vabbè, basta scrivere, si può uccidere scrivendo, ci mancherebbe. Luigi, guarda, a me, a prescindere della carcerazione, tutto quello che ho passato, a me la vita sociale mi è cambiata. Certo. Ma non ti dico che non me la sento. Io, tu lo conosci benissimo, io da questo telefono. Conosco te bene da tantissimi anni, conosco questa città, lo dico con molta tranquillità. Io
negli aspetti più vari, li conosco quasi tutti. Io da questo telefono ho dovuto cancellare decine e decine e decine di nomi. Io sono stata una persona assolta. Assolta vuol dire, in un certo senso, faccio il paragone sempre con te, più pulita di te, perché io sono stato indagato e non hanno avuto niente. Ho avuto due procedimenti, uno dietro l'altro. È giusto. Quindi la mia cura è pulitissima. Hanno passato le X. Ma tu che sei io, i miei numeri, non mi bastava la rubrica dei numeri che avevo, professionisti, di tutti i generi, avvocati, ingegneri, e, tu sai, io conosco tutti qua. Eppure, caro Luigi, cosa che tu non hai mai fatto, ci sono state persone che non mi rispondevano al telefono, ma solo perché io sono, perché quando sei accusato di un 416 bis, Luigi, anche se esci assolto, è un marchio indelebile che non te lo cancellerà mai nessuno, resterà sempre dentro di te. È una delle peggiori accuse che può esistere nel mondo della giustizia. Tu non hai diritto a nulla con un 416 bis. Senti, adesso è chiaro che è tutto finito, la tranquillità familiare c'è tutta. Sì, non te nascondo che molto spesso vado e vengo dalla psichiatria perché non sto tanto bene. Sono andato fino a Vandieri perché bene o male ti ha colpito. Lui dice, sembra una... Purtroppo hai provato pure tu qualcosa che non dovevi provare. Io guarda, quando sono uscito da casa, dalla prigione, la prima volta che ho preso la macchina, in una strada diretta così, ho investito mio cognato. Non conoscevo la distanza, dopo 2 anni. Che dopo 2 anni chiuso in una cella, tu non hai più la cosa da... Io avevo paura di salire sulla macchina. La macchina l'ho sfregiata tutta. Tuo cognato gliene ha pagata la macchina? Sì. Perfetto. Allora, un'ora e passa, 7 minuti. Abbiamo fatto un bel dibattito con Francesco Sposato. Sì, preso. La posso? Sì, io vorrei fare un appello. Prego. Un appello che spero si possa concludere qua e non ci saranno altre magari manifestazioni per cose di così poco conto. Ma è corretto chiudere il paese di Otrinoli facendo un senso unico in una strada che non c'è stato mai traffico in quella strada, la principessa di Piemonte? Mai traffico, non è stata mai trafficata, il traffico scorreva normalmente, eppure oggi per salire verso la Reticena, Luigi, tu devi andare dalle Viuzzoli, e speriamo sempre il Signore, perché io, tu ce l'hai presente il pozzo, certo. Allora là abitano tutte le persone, là ogni persona c'è una macchina, 2 macchine. Quindi là dietro ci sono 100 macchine, 100 passi. Sì, lo so. Ed è pieno di bambini, Luigi. Lo so. E se un bambino esce dalla macchina, tu te lo ritrovi sotto la macchina senza vedere. Quindi può succedere anche questo. Oppure da via San Giuseppe, ma tu la sai quella da via San Giuseppe, Luigi. Come no? Addirittura a doppio senso, che 2 macchine non passano. Ma io per andare alla villa comunale devo andare a fare il giro dalla circonvolazione o dall'altra circonvolazione per non inciampare in un traffico che... Ma è giusto, a prescindere del danno economico arrecato a quelle poche, perché 2, 3, 4 ce ne saranno, esercizi commerciali, anzi uno addirittura chiuso, non so se lo sai. Quale? Come si chiamava? Quello della rosticceria Brancati. Ah.
quella è chiusa, quella sotto dove c'è prima del bar del bar Gallo. Ah sì, perfetto. Quella è chiusa. E qui ha posto la netta. Quindi già l'economia là sotto non esiste. Quando tu gli tagli le persone che passano, tu li hai rovinati queste persone. So che hanno raccolto circa 800 firme, che l'hanno consegnata al sindaco, che hanno chiesto un incontro con il sindaco, con una delegazione, però so che non hanno avuto neppure risposta dal sindaco per questo incontro, almeno di quello che sappia io. Fino all'altro giorno non... Ora, benedetto Dio, no? Ma che siamo tornati agli anni Torre Nova, Re di Cena, invece di aiutare il paese di Otrinoli, così lo portano al massacro, Luigi. A meno che io non voglio pensare a male, Luigi. Ci sono altre situazioni sotto, ma non vorrei minimamente pensare a questo. Perché le dicerie, sai, so, però per me le dicerie sono dicerie Le e dicerie rimangono resteranno dicerie. dicerie, quindi non mi permetto neppure di andare avanti. Io parlo solo nel senso di umanità. Tu non puoi rovinare un paese come Iotrinoli, già massacrato in per sé, che non esistono attività commerciali, non esiste niente. Tu mi chiudi questa strada per fare cosa? E se passa un furgone da quelle viuzze, non ci passa, Luigi. Non ci passa. Quindi io farei un appello agli amministratori, anche se loro dicono che è sperimentale, ma per me non è sperimentale. Quella è una cosa che loro avevano intenzione o hanno intenzione di tenerla così, sperando che non ci siano altri motivi che usciranno fuori dopo. E farei un appello di pensarci, perché 800 firme, Luigi, sono 800 persone, ci Certo. stiamo parlando, che hanno messo nome, cognome, carta d'identità. E non erano solo 800, perché io so che ancora erano in raccolta le firme, le hanno presentate lo stesso, ma in ogni caso, anche se sono 800, è 800 è il paese di prima, insomma. Quindi, prima di fare una cosa, penso che il popolo è sovrano, non è sovrano solo quando tu vai e gli chiedi il voto, tu il popolo lo devi. E lo devi servire sempre, giorno e notte, perché è stato il popolo a mandarti là. Bene, allora con l'appello finale di Ciccio Sposato, che naturalmente io sono un uomo di parola, gli avevo detto a lui e ai suoi legali che nel momento in cui era assolto da ogni accusa, gli davo lo stesso spazio che gli abbiamo dato quando ti hanno arrestato. Perché è giusto così, accusa e difesa devono avere pari dignità per quanto mi riguarda. Lo ringrazio per questa 1 ora e 13 minuti di diretta. Ci hanno visto migliaia di persone. Soprattutto gli auguro che possa ritrovare la sua serenità e possa frequentare meno ospedali, visto che naturalmente 2 anni di carcere e tutte le problematiche che ci sono state sono segni molto forti nella vita di Sicuramente. ognuno. Di ogni persona, e ai magistrati dico non guardate i cognomi perché i cognomi a volte ingannano, guardate le carte perché è giusto che sia così, e chi ha responsabilità sulle carte è giusto che paga le proprie responsabilità con lo Stato italiano. E questo sia, come dire, un ragionamento che faccio da sempre. Ripeto, lo dico senza ombra di dubbio, che io ho grande fiducia nella magistratura in Italia, verso una parte, la magistratura verso una parte, gli apparati che fanno il lavoro con grandissima serietà,
Naturalmente conoscete la mia opinione e dico che chi commette illegalità deve rispondere Personalmente. personalmente. Naturalmente, quando a me è successo che qualcuno è venuto a chiedere qualcosa, non ci ho pensato 2 volte a recarmi dai carabinieri e dalla polizia e dire, come dire, nome e cognome, perché sia così, è un diritto d'autore. Bisogna anche dire ai magistrati, alla PM, Che anche un giorno di carcere da innocenti che fa molto male. Un giorno. è pesante. Allora io ti auguro, come dire, di poter riprendere, mi auguro di ritrovarti in politica, così possiamo anche, come dire, su approdo Luigi, con me ci possiamo ritrovare. discutere. Scusa se ti interrompo. Con me ci possiamo ritrovare in politica se ci sarà persone. No, no, nuovi personaggi che non hanno interessi personali, personaggi che amano il paese, perché non dimentichiamo che nel nostro paese ormai noi abbiamo un'età, no? Però ci sono i nostri figli, Certo. ci sono i nostri nipoti. Grazie Francesco per questa bella oretta e un quarto di diretta. Grazie a voi tutti che ci avete ascoltato. A questo punto do veramente l'ultima parola a lui per salutarvi. Io ringrazio te per avermi dato questa possibilità, Luigi. Non avevo dubbi che tu lo facessi, perché sei una persona per bene, sei un garantista, ed è giusto così. Saluto tutti i telespettatori. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, naturalmente ripotete vedere sia sulle pagine Facebook, ma tra poco anche su Approdo la registrazione di questa puntata. Buonanotte a tutti.